Con l'arrivo del mese di settembre entra ufficialmente di scena l'autunno meteorologico, che rispetto a quello astronomico inizia 23 giorni prima. In questi ultimi giorni abbiamo avuto a che fare con il passaggio di una piccolissima saccatura che ha creato qualche insidia instabile nelle ultime ore. Ma nel corso di questo fine settimana assisteremo alla rimonta dell'alta pressione africana che garantirà un weekend tipicamente estivo con temperature in aumento e clima che diverrà afoso nel corso della giornata domenicale. La giornata di sabato 3 settembre vedrà al mattino cieli che spazieranno dal poco nuvoloso al parzialmente nuvoloso. Il tempo si manterrà stabile durante la giornata, con il sole che la farà da padrone un po' su tutti i settori del Messinese. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali sullo Ionio e sullo Stretto, mentre avremo ancora delle brezze di Gregale e Tramontana, brezze quindi venti molto leggeri, lungo la costa tirrenica. I mari si manterranno tutti da quasi calmi a poco mossi. Da segnalare un aumento delle temperature massime che nella giornata di domani si porteranno a cavallo della soglia dei 30 gradi lungo le aree costiere, mentre valori di 32-33 gradi si potranno misurare nelle aree più interne della nostra provincia. La giornata di domenica 4 settembre verrà una prevalenza di condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato, a parte qualche modesta velatura di passaggio sul Tirreno e sull'area dello Stretto. Il clima diverrà più afoso, tanto che le temperature massime potrebbero raggiungere valori di 31-32 gradi, ma accompagnati da valori dell'umidità relativa medio-alti, che ci faranno percepire una maggior sensazione di caldo, soprattutto lungo le aree costiere. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti meridionali sullo Ionio e sullo Stretto, mentre sul Tirreno prevarranno brezze dai quadranti settentrionali. Mari di conseguenza si manterranno da quasi calmi a poco mossi. L'inizio della nuova settimana vedrà ancora questo proseguo di queste condizioni tipicamente estive, ma nel corso della settimana assisteremo anche alla possibilità di sviluppo qualche isolato temporale di calore qua e là lungo i nostri rilievi.